Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale e un benvenuto particolare ai nuovi iscritti. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questa carinissima tunica estiva. L'ho lavorato con un uncinetto numero 4, è una lavorazione molto semplice da fare. A questo punto si lavora su un multiplo di 6 più 5, si inizia dalla base di sotto e poi man mano si sale fino ad arrivare allo scollo. Io l'ho lavorato con un uncinetto numero 4 e un filato adatto per l'uncinetto. Ho fatto una taglia M con, ho messo su 89 catenelle, però se volete una taglia L potete mettere 95 catenelle, se la volete più larga XL 101 catenelle. Poi vi rendete conto voi se va bene o no. Se casomai vedete che è stretto, visto che il multiplo è di 6, aumentate di 6 fino a quando non arrivate alla vostra larghezza desiderata. Poi io ho voluto fare questo contrasto perché a me piaceva tantissimo e ho fatto un giro di maglie basse per sempre con questo contrasto, però se voi piace solo un colore unico potete farlo tranquillamente. E poi ho cucito le spalle e ho preso la mia larghezza del collo, la larghezza della manica e ho cucito sia le spalle che i fianchi. Questa lavorazione sono due pannelli, non c'è bisogno di fare né aumenti né diminuzioni ed è un punto molto semplice. Come vi ho spiegato nella presentazione, questo progetto si lavora in due pannelli, davanti e dietro. Io ho fatto già una parte, adesso vi faccio vedere l'altra parte come iniziare. Quindi ho fatto una taglia M e ho messo su 89 catenelle. Questa lavorazione è un multiplo di 6 più 5. Se voi invece volete fare una taglia L, mettete su 95 catenelle. Se vi rendete conto che 95 catenelle è piccolo, sfruttate il multiplo di 6, quindi mettete ancora altre 6 catenelle fino a quando non vedete che la taglia vi va bene. Se invece volete fare una taglia XL, mettete su 101 catenelle. Adesso vi faccio vedere come iniziare. Allora, io ho messo 89 catenelle, una catenella per alzarmi. Adesso in ognuna catenella dobbiamo fare maglie basse, quindi vado, salto la prima, vado nella seconda e faccio la prima maglia bassa, vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa. Andiamo avanti fino ad avere un totale di 89 maglie basse. E continuiamo in questo modo. Le 89 maglie basse abbiamo finito il primo giro, adesso iniziamo il secondo giro facendo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e andiamo subito a fianco e facciamo una maglia alta. Dobbiamo fare adesso 89 maglie alte, quindi questa è la terza, quarta, e andiamo avanti fino a finire le 89 maglie alte. Finite le 89 maglie alte, adesso facciamo una catenella per alzarci, giriamo il lavoro e subito andiamo a fianco e facciamo una maglia bassa. Andiamo a fianco e facciamo una seconda maglia bassa. Andiamo a fianco e facciamo una terza maglia bassa. Andiamo a fianco e facciamo una quarta maglia bassa. Quindi dobbiamo fare 4 maglie basse, poi 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo 2 maglie di base, la prima e la seconda. Vado nella terza maglia e faccio le 4 maglie basse. Quindi questa è la prima, vado a fianco e faccio la seconda, vado a fianco e faccio una terza maglia bassa, vado a fianco e faccio una quarta maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima, la seconda, nella terza maglia di base
faccio di nuovo le 4, la prima maglia bassa, poi vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa, una terza e una quarta, 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima e la seconda, nella terza maglia di base faccio la prima maglia bassa, poi a fianco faccio una seconda maglia bassa, a fianco una terza maglia bassa e a fianco una quarta maglia bassa e 2 catenelle. Continuiamo sempre in questo modo, saltando le due maglie di base, nella terza la prima maglia bassa e poi faccio le altre 3 maglie basse, 3 e 4. Adesso 2 catenelle e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Finito anche questo giro, adesso iniziamo un altro giro facendo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta, saltiamo la prima, nella seconda facciamo una maglia alta, nella seconda maglia bassa sottostante una maglia alta, una catenella. E adesso nell'archetto dove abbiamo fatto le 2 catenelle, all'interno dobbiamo fare 4 maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, entro e faccio la prima maglia alta. Entro di nuovo e faccio una seconda maglia alta. Entro di nuovo, faccio una terza maglia alta. Entro di nuovo e faccio una quarta maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto delle 2 catenelle e faccio di nuovo le 4 maglie alte. Quindi entro nell'archetto e faccio una prima maglia alta, entro di nuovo e faccio una seconda maglia alta, entro di nuovo e faccio una terza maglia alta, entro di nuovo e faccio una quarta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2 e vado nell'archetto successivo delle 2 catenelle e faccio lo stesso procedimento. Vado avanti fino ad arrivare alla fine del lavoro. Poi vi faccio vedere come terminare le ultime 4 maglie, dove abbiamo fatto le ultime 4 maglie basse. Andate così e vi fermate all'ultimo archetto. Poi vi faccio vedere io come andare avanti. Arrivati all'ultimo archetto, abbiamo fatto le 4 maglie alte dentro l'archetto. Adesso facciamo una catenella, saltiamo la prima e la seconda, nella terza maglia di base sottostante facciamo una maglia alta e nell'ultima maglia alta facciamo un'ultima maglia alta. E si è concluso anche questo giro. Diciamo che dobbiamo ripetere sempre questi 3 giri: maglia bassa, maglia alta, maglia bassa con 2 maglie di separazione e le maglie dove abbiamo fatto l'archetto. Adesso noi dobbiamo contare diciamo quanti archetti ci troviamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con 14 archetti. Quindi noi dobbiamo proseguire il lavoro, ci dobbiamo trovare sempre con 14 archetti. Adesso dobbiamo iniziare un altro giro e dobbiamo ripetere le maglie basse, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e quindi andiamo subito nella maglia disponibile, nella maglia bassa disponibile e facciamo una maglia bassa. Nella maglia alta sottostante faccio una maglia bassa. Nell'archetto di una catenella faccio una maglia bassa. Dove abbiamo fatto le 4 maglie alte, facciamo le 4 maglie basse. Quindi questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta maglia bassa. Nell'archetto delle 2 catenelle di separazione facciamo le 2 maglie basse. Quindi 1 e 2. E continuiamo in questo modo. Adesso ci troviamo le 4 maglie alte dentro l'archetto e facciamo 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. 2 maglie basse,
1 e 2 e andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. 3 e 4. Finito il giro di maglie basse, adesso dobbiamo fare un giro di maglie alte. Quindi facciamo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Giriamo il lavoro e nella maglia alta sottostante disponibile, la prima che troviamo, facciamo una maglia alta. Andiamo a fianco e facciamo una seconda maglia alta. Dobbiamo avere un totale di 89 maglie alte, quindi andiamo avanti fino a farne 89. Ci vediamo alla fine del giro. Finite le 89 maglie alte, adesso dobbiamo fare il giro delle maglie basse con le catenelle di separazione. Quindi ci alziamo di una catenella . Faccio l'ultima maglia alta, mi alzo di una catenella, giro il lavoro e nella maglia alta sottostante disponibile faccio la prima maglia bassa, quindi 1, vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa, a fianco una terza e a fianco una quarta maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, salto 1-2, nella terza maglia sottostante disponibile faccio la prima maglia bassa, vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa, 3 e 4, 2 catenelle, 1 e 2, salto 1-2 e nella terza faccio una maglia bassa, 1-2-3 e 4 e andiamo avanti in questo modo. Se avete contato bene, perché il consiglio che vi do è di contare ogni volta le maglie alte per trovarvi sempre con 89 maglie alte. Quando, se vi trovate con maglie alte di meno, quando fate le maglie basse con le catenelle di separazione, non vi troverete nello stesso punto per quanto riguarda il ventaglietto. Quindi il consiglio che vi do è di contare sempre le maglie alte. Una volta che contate le maglie alte, poi quando fate le catenelle di separazione vi trovate con l'archetto sottostante. Quindi in questo modo non vi viene il lavoro con maglie di meno. Infatti, se vedete adesso, a me si vede che qui sta l'archetto e sotto ci sono l'archetto delle maglie alte. Quindi andate avanti in questo modo fino alla fine del giro. Finito il giro di maglie basse con le 2 catenelle per formare l'archetto, adesso facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo il lavoro e nella seconda maglia bassa sottostante facciamo una maglia alta, una catenella di separazione e nell'archetto facciamo le 4 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e rientriamo nell'archetto delle 2 catenelle e continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'ultimo archetto. Le 4 maglie alte dentro e 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Entro nell'altro archetto e faccio le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e 2 catenelle di separazione e andiamo avanti fino all'ultimo archetto. Fatte le ultime maglie alte dentro l'ultimo archetto, facciamo una catenella, salto 1 e 2 e nella terza maglia bassa sottostante faccio una maglia alta e nell'ultima maglia alta faccio l'ultima maglia bassa sottostante, faccio l'ultima maglia alta.
Ed ecco che è finito anche questo giro. Praticamente noi dobbiamo ripetere sempre questi 3 giri. Adesso dobbiamo girare il lavoro, fare una catenella e maglie basse tutto intorno. Quindi questa è la prima, subito dopo una maglia bassa, sotto la maglia alta una maglia bassa, nella catenella di separazione una maglia bassa e nelle 4 maglie alte sottostante facciamo le 4 maglie basse e continuiamo così in questo modo. Poi il giro successivo dobbiamo fare le 89 maglie alte e poi nel giro successivo ancora dobbiamo fare maglie basse e 2 catenelle di separazione e andiamo avanti in questo modo. Andiamo avanti in questo modo fino alla lunghezza che per voi vi è più comoda. E una volta che decidete la vostra lunghezza desiderata, quindi andiamo avanti così, sempre dritto, senza fare né aumenti né diminuzioni. Io gli ultimi 3 giri di maglie alte le ho fatte di un altro tipo, di un altro colore, perché a me piaceva così. Quindi andate avanti, finite il modulo del punto e poi vi faccio vedere come andare, come continuare. Ci vediamo alla fine del lavoro. Una volta che io ho deciso la mia lunghezza desiderata, ho finito il giro con gli archetti, un giro di maglie basse e un giro di maglie alte. Adesso voglio fare 3 giri di maglie alte, quindi ho cambiato il colore. Se voi volete potete farlo anche dello stesso colore. A me piaceva questo colore e ho voluto farlo così. Quindi faccio le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi sotto ogni maglia alta faccio una maglia alta. Un totale dovremmo avere 89 maglie alte. E continuiamo così fino ad averne fatte 3. Andiamo avanti in questo modo. Una volta che avete finito i 3 giri di maglie alte, ripeto, io l'ho fatto di un altro colore perché a me piaceva questo contrasto di colore, però volendo voi potete fare tutto di un unico colore. Finite il modulo e poi fate la vostra lunghezza desiderata e finite con le 3 maglie alte, oppure finite solamente con il modulo senza fare le maglie alte. A me piaceva in questo modo. E niente, poi ho messo i 2 pannelli contro e li ho cuciti. Visto che abbiamo lavorato avanti e indietro, non abbiamo un diritto e un rovescio, quindi sovrapponete i pannelli e iniziate a cucire le spalle. Prendete la vostra larghezza del collo e della spalla e cucite la spalla e poi i fianchi. Io ho voluto rifinire il giro della manica con un giro di maglie basse, giusto per richiamare il colore contrastante, oppure voi lo potete fare con lo stesso colore o lasciarlo così come sta. Anche questo tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like e continuate a seguirmi. Se volete condividete i miei tutorial per far crescere il mio canale e vi ringrazio e a presto con un nuovo video tutorial. Grazie, alla prossima, ciao!